Ciao a tutti, allora scusatemi tanto se sono stata assente per un po', ma sono davvero stata super super impegnata perché sto preparando il blog che sarà online tra una settimana e 10 giorni. Tutti i dettagli li potete trovare su Facebook e vi terrò aggiornate. E quindi sto scrivendo tantissimi articoli in modo che quando il blog sarà online sarà già pieno di contenuti e insomma, ecco, sono stata impegnata per una buona causa, spero. E niente, eccomi qua oggi con una video review perché sono stata da Sephora e ho visto che c'era in offerta il mascara ciglia finte farfalla con la pinzetta L'Oreal, il regalo. Veniva il tutto 11,90 €. Siccome il mascara, questo qua, ciglia finte, l'ho sempre visto che costava molto di più. Ho visto questo pacchettino, la pinzetta mi serviva perché le perdo sempre e allora l'ho preso. Quindi in questa special edition troverete appunto questa pinzetta nella sua custodia. L'ho usata prima per farmi le sopracciglia e devo dire che funziona, è abbastanza buona. E poi c'è appunto il mascara. E niente, allora vediamo insomma le particolarità di questo mascara. È sicuramente l'applicatore, magari già lo conoscete tutte perché è già un po' che è fuori questo mascara, però io non l'avevo mai provato e quindi insomma spero che qualcuno non l'abbia ancora provato e che questa recensione gli sia utile. Allora, l'applicatore è la parte più, diciamo, interessante di questo mascara. Vediamo se va a fuoco. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che ho una nuova fotocamera fighissima, è la Canon 600D. Tra l'altro devo ringraziare Francesca per avermela venduta. Spettacolare, però ancora devo un attimo capire tutte le funzioni, eccetera, quindi perdonatemi se non è il top, però spero che la risoluzione sia insomma migliore. Ho anche preso le luci nuove, tutto nuovo, perché davvero ci tengo insomma al canale e vedrete da questa settimana pubblicherò 2 video a settimana e non ci saranno più assenze e quindi continuate a seguirmi. Allora, stavo dicendo che la parte più interessante di questo mascara è appunto l'applicatore. Quindi vediamo. Vedete, è un applicatore con questa forma così, insomma, che è più piccolo verso l'esterno e più largo verso l'interno, appunto ad ala di farfalla, e questo dovrebbe far sì, insomma, che vengano allungate le ciglia esterne. Poi, come consistenza, contiene circa 7 ml di prodotto, quindi non tantissimo rispetto ad altri mascara che ne hanno anche 9-10. E allora, proprio l'effetto di questo mascara è sicuramente allungante. La formula è molto liquida, quindi non crea grumi, però non crea particolare volume. Adesso passiamo all'applicazione e poi ci rivediamo con qualche altra considerazione.
è quello che ho adesso. Ho passato una linea di eyeliner, solo quella, per far vedere un po' l'effetto, insomma, con un eyeliner, una matita. E niente, allora, a me non dispiace questo mascara, non mi ha fatto impazzire proprio... perché per il fatto dell'applicatore, che lo trovo un pochino scomodo da quando si trucca l'orecchio, sì, l'orecchio no, quando si trucca l'occhio sinistro, perché comunque l'applicatore va di là e bisogna fare tipo dei giri strani con la mano, quindi non è stracomodo, però sicuramente è allungante, quindi se avete le ciglia un pochino corte potrebbe soddisfarvi tantissimo questo mascara. Spero che la review vi sia stata utile e se volete scoprire che rossetto indosso vi lascio alla review sul rossetto. Provate a indovinare. Ciao!